Bentornate in un nuovo video. È arrivato l'inverno, come avete potuto sicuramente vedere, visto che ha nevicato quasi in tutta Italia, tranne che qui. Le temperature ovviamente si sono drasticamente abbassate, quindi oggi ho pensato di mostrarvi quali sono i capi must have per questa stagione, quindi cosa indossare in questo periodo dell'anno e soprattutto che cosa sto indossando io e che cosa ho nell'armadio. Ovviamente quando penso all'inverno lo associo subito ai maglioni, più sono caldi, morbidi e coccolosi e più li vorrei tutti. Infatti sto aspettando che inizino i saldi per fare proprio incetta e acquistarne a più non posso, tipo proprio uno di quello shopping selvaggio esclusivamente riservato ai maglioni. Un trend che ormai ha spopolato già da un paio di stagioni sono i maglioncini in ciniglia. Quello che vi mostro è di Zara, che avevo preso l'anno scorso, in un colore abbastanza insolito per me, perché non ho nulla del genere nel mio guardaroba. Questo è in un blu cangiante ed ha una vestibilità oversize e crop, quindi risulta più corto davanti e più lungo dietro, ed è sicuramente adatto a dei look un po' più sportivi. Mentre per quanto riguarda l'altro must di stagione sono i maglioncini a collo alto, quindi i dolci vita, che sto adorando, veramente li voglio acquistare tutti così, cioè proprio ormai in fissa. Questo l'ho acquistato di recente, la settimana scorsa, qui nella mia città, quindi non ha brand, ed è tutto nero con il collo alto ed ha il dettaglio del fiocco qui all'altezza del décolleté. L'ho trovato veramente troppo carino. Questa è una vestibilità slim e quindi è perfetto da indossare anche all'interno delle gonne a vita alta, dei pantaloni, e non l'ho ancora indossato, l'ho solamente lavato e adesso conto di metterlo subito. E altro maglioncino che invece sicuramente potrete reperire ancora, quantomeno lo spero, è questo qui di H&M azzurro. Questo veramente mi era piaciuto tantissimo in uno degli outfit che avevo pubblicato il mese di novembre su Instagram. È tutto fatto a trecce, però risulta abbastanza sottile, quindi non va a, non sono delle trecce in rilievo che vanno a renderlo troppo pesante e spesso. E qui c'è anche il volant all'altezza qui del colletto, che lo fa appunto sembrare un dolce vita. E poi c'è anche qui all'altezza dei polsini. È veramente molto bello, e tra l'altro non costava nemmeno tanto e c'era anche senape. Sempre per rimanere in tema maglioncini a collo alto barra maglioni, queste qui, le magliette dolce vita, sono state una scoperta dell'anno scorso e sono il capo perfetto per andare a stratificare il look. Questa in particolare è fatta a costine color borgogna e di Zara, l'avevo presa l'anno scorso, ma veramente la trovate in qualsiasi catena low cost ovunque. E mi piace tantissimo perché appunto posso indossarla sotto i vestitini, questi qui leggeri o comunque a manica corta o a tre quarti, anche in questo periodo dell'anno in cui fa freddo. Quindi secondo me sono un capo estremamente utile e versatile allo stesso tempo. Non posso non menzionarvi i blazer, anche se in questa stagione sono un attimino sottovalutati, perché considerati un capo di transizione da indossare soprattutto durante le mezze stagioni. Invece secondo me sono un jolly, esattamente come il dolce vita che vi ho mostrato prima, perché sono perfetti per andare a stratificare i look e dare sì quello strato di calore in più al di sotto delle giacche o dei cappotti, ma anche quel tocco di classe in più e di particolarità all'outfit, che secondo me non avrebbe senza. Questa che vi mostro in particolar modo è di Zara ed è veramente molto bella. Questa però non è recente, è grigia in un tessuto fatto un po' di lanetta, quindi abbastanza pesantina, ed ha il dettaglio della toppa qui all'altezza del gomito. Ha un taglio comunque molto sartoriale, come potete vedere, ed è sciancrata, quindi bella vitale addosso. Mi piace tantissimo come vestibilità. Mentre l'altra che vi mostro è quella in Principe di Galles di Pull&Bear, che ormai conoscete benissimo perché vi ho mostrato già in diversi video e in look. Questa come vestibilità è oversize, quindi è perfetta da portare aperta e non chiusa così, perché altrimenti sembrate un uovo. È veramente molto bella questa, e questa stampa in particolare è un trend assoluto del periodo. Passiamo adesso alla parte di sotto e vi mostro i trend per quanto riguarda le gonne, e sicuramente quelle in ecopelle sono
un must, un evergreen ormai un po' in tutte le stagioni. Questa qui in particolar modo è di Bershka e aveva suscitato veramente tantissime curiosità sotto una foto su Instagram. L'avevo presa a gennaio di quest'anno, è stato uno dei miei primi acquisti del 2017. Questa è veramente molto bella perché risulta non lucida ed ha tutti i ricami floreali sul davanti. Zara ce l'ha molto simile, l'ho vista nelle ultime settimane girare un po' su Instagram, quindi sicuramente non vi sarà difficile trovarne una del genere. E poi ovviamente non posso non menzionarvi le gonnelline in suede. Questa è una delle tante che ho ed è sicuramente la mia preferita perché ha questo mood un po' anni 90 con tutti questi bottoni argento sul davanti, ha il taglio ad A, quindi si stringe in vite e poi scende giù svasata. E il colore, questo terra di Siena bruciata, è veramente molto bello, molto autunnale, ma anche in inverno secondo me con un look total black è perfetta. Per quanto riguarda invece i pantaloni, io negli ultimi 6 mesi ho sviluppato una sorta di amore d'odio nei confronti dei jeans, infatti non li sto indossando praticamente più e non li ho nemmeno ricomprati perché non li trovo né caldi né comodi. Infatti ultimamente indosso molto di più i vestiti, le gonne, i pantaloncini, oppure questi pantaloni qui che sono lunghi per tutte le freddolose in ascolto, e sono dei simili jogger, pantaloni tailoring che avevo preso a settembre di Bershka. Questi qui sono grigi nella trama gessata e sono belli ragazzi, mi piacciono tantissimo come stanno addosso perché sono un po' ampi ma vanno a ricreare le forme giuste, non è il classico pantalone oversize che veramente le forme non si vedono, è molto bello. Questo qui è in cotone quindi è abbastanza leggero, io di solito sotto metto un collante di quelli trasparenti o quelli comunque a fantasia e mi trovo bene anche perché questi arrivano corti all'altezza della caviglia. E poi l'intervallo ai miei pantaloni, questi qui in ecopelle, questi sono di Calzedonia, li avevo presi l'anno scorso e sono fantastici veramente, mi piacciono tantissimo come stanno addosso e sono presenti anche nella variante termica, quindi con l'interno imbottito felpato, che però a me non piacciono. Gli accessori top del periodo sono i cappelli ragazze, se non avete questi cappelli veramente non siete nessuno, almeno uno dei due vi deve piacere per forza, sto scherzando. Questo qui è il mio preferito in assoluto ed è il berretto, il basco parigino, e se mi seguite nei video vlog lo sapete che quello di Zara l'ho perso non so dove, e quindi poi ho rimediato con questo qui che mi piace molto di più rispetto all'altro, sia come forma sia come veste, e per il fatto che comunque qui al lato, come vedete, ha questo nastrino che permette di andare a stringere tutta la circonferenza del cappello e lo rende perfetto per la mia testa senza che cada o prenda strane forme. Quindi questo qui è veramente bellissimo e super caldo perché è in 100% lana. E l'altro modello che non a tutte piace, ho visto, ma a me fa impazzire, è il berretto da marinaio, il Baker Boy, questo è di Pull&Bear, che ha il dettaglio dei bottoncini dorati e la treccina sul davanti, è veramente molto bello, poi dentro è imbottito quindi è caldo. E mi piace per andare a rendere dei look semplici, un po' più particolari, quindi veramente con gli accessori potete stravolgere completamente il look anche basic. E ultimamente, cioè proprio il must del periodo ragazze, sono i guantini. Questi li ho presi la settimana scorsa perché quelli che avevo preso l'anno scorso li ho persi, ma va. E questi mi sono piaciuti subito perché sono tutti quanti fatti in suede con i brillantini ton su ton e dentro sono in vellutino e sono estremamente morbidi e caldi, proprio una coccola per le mani adesso che comunque le temperature sono gelide. I capispalla in inverno sono il mio punto debole, infatti mi sono resa conto che ne ho veramente tantissimi. Se vi piacerebbe un video dedicato a come indossarli, come abbinarli e quali sono quelli che dovete avere nell'armadio in questa stagione, fatemelo sapere giù nei commenti, scrivetemelo oppure lasciatemi un pollicino in su in modo che così capisco che è un video che vi può interessare. Sicuramente adesso sono molto più attuali le pellicette.
Quella che vi mostro io è di motivi ed è la solita che avevo preso l'anno scorso per il mio compleanno. Questa qui è una pellicetta crop con il cappuccio e con la manica a tre quarti. È sicuramente, ragazze, un elemento, un capo decorativo più che altro, perché non tiene molto caldo, poi essendo larga il freddo entra di sotto. E l'altro must è il gilet in ecopelliccia. Questo qui, che è stato anche per me un acquisto recente delle ultime settimane, ed è bellissimo. Questo risulta più lungo davanti e più corto dietro ed è diviso in sezioni. Lo trovate molto simile da Stradivarius e da Bershka. Questo qui l'ho preso da me e non a brand, però quelli che ho visto sul sito sono molto molto simili a questo e tiene, devo dire, tanto tanto caldo rispetto alla pellicetta che vi ho mostrato prima. Quindi questo è stato proprio un acquisto super top del periodo ed è un capo che dovete avere per forza anche voi questo inverno nell'armadio. E ultime ma non per importanza, parliamo di scarpe. Io ne ho selezionate solamente due paia perché secondo me sono quelle più versatili, adatte ad essere indossate con più tipi di look, e ovviamente se avete uno stile nel vestire molto simile al mio, quindi un po' chic, un po' bon ton così. E sono questi stivaletti, questi qui in suede neri, che dovete avere, cioè tutte quante noi dovremmo avere un paio di stivaletti del genere perché ci salvano il look. Questi qui li avevo presi durante il Black Friday, sono di Pull&Bear. Ovviamente se ci fossero stati rossi li avrei presi anche rossi perché come sapete è il colore principe di questo autunno-inverno, ma sicuramente questi qui sono più neutri e adatti ad essere indossati magari anche l'anno prossimo. E poi ci sono loro, i miei stivali al ginocchio, che sono stati la mia scoperta del 2017 e ancora mi sto domandando per quale motivo non li abbia acquistati prima. Li adoro, sono comodissimi e da quando li ho acquistati li ho indossati praticamente tutti i giorni perché mi permettono di indossare i vestitini, le gonnelline, gli shorts tranquillamente senza morire di freddo. Il sacro graal, davvero. Questi qui, ragazze, li trovate simili ovunque, al mercato, da Stradivarius, da Bershka, da Zara, quindi sarà facilissimo poterli reperire. Questi mi piacciono perché dietro hanno il laccetto, quindi potete regolarli in base alla circonferenza del vostro ginocchio e non dovete star lì ogni 2-3 ad alzarli mentre camminate. Bene, questi erano tutti i miei capi must have da indossare in quest'inverno 2017 e quelli che secondo me dovreste avere anche voi nell'armadio per essere trendy in questo periodo dell'anno in cui fa decisamente freddo. Fatemi sapere con un pollicino in su se questo video vi è piaciuto e se l'avete trovato utile ed ispirazione e se vi piacerebbe vederne tanti altri per le stagioni successive. E scrivetemi giù nei commenti invece qual è il vostro must have, qual è il trend che vi piace di più e che state indossando di più. Io come sempre vi mando un bacione grandissimo, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!